Obiettivamente lo ammetto in diretta e sono ancora convinta per la dinamica del gol dell'Inter di Bonfantini, non mi sembrava in fuorigioco, però poi riguardi le immagini, pur con un fermo immagine da dietro, e quindi quello che non mi convince, e non laterale, perché i fermo immagine vanno sempre dal laterale, no? Non da dietro, perché sennò non si ha prospettiva. Sicuramente insomma, il gol sembrerebbe essere in fuorigioco, quindi comunque nonostante questo l'Inter secondo me aveva realizzato un pareggio strepitoso per dinamica, per preparazione, per qualità nei tempi delle giocate, quindi era anche giusto insomma, sottolinearlo e poi niente, la Roma come abbiamo sempre detto è una squadra matura che oggi riesce anche a non cadere anche nelle sue giornate non migliori, ecco, perché obiettivamente non ha espresso un grandissimo calcio. Ma ti chiedo, a parte che se ci scrivete il VAR, ragazzi, una cosa alla volta, riapriamo il No, vabbè. campionato, troviamo delle strutture moderne, un po' Sì. adeguate, ci sarà tempo anche per il Sì, VAR, cioè. Esatto, esatto. E chiudo una parentesi, anche in Champions dai quarti di finale in avanti, no? Prima non c'è, cioè, esattamente. quindi È molto ragazzi. complicato, si parla di mettere in piedi una macchina che il maschile già ci ha messo un sacco di Sì, tempo, però. ma poi scusa Marti, voglio chiudere questa parentesi. Cioè, se adesso cominciamo a fare come a livello maschile, No, che non sono tutto d'accordo. ruota attorno a un episodio e non intorno alle prestazioni, ecco, io alzo la mano e mi fermo, no? Nel Sono senso d'accordo. che per me il calcio, l'essenza del calcio è sempre stata che a volte perdevi per una ingiustizia, a volte vincevi per un'ingiustizia che subivano gli altri e avevi sempre la domenica dopo per rifarti. Quindi, sinceramente, essere così pignoli di fronte a queste cose, lo so che fa rabbia, cioè, io ero la prima che in campo volevo la giustizia e la voglio al 100%, però ci vuole anche un po' di fatalismo e quindi secondo me bisogna soprattutto accettare gli errori perché li facciamo noi, li fa chi gioca, li fa chi allena e li fa chi arbitra. E quindi non mi piace questa esasperazione del tutto perfetto ad ogni costo. Scusami, No, ma no, sono d'accordo. Io ho sempre pensato, e anche lavorando magari a volte con le bambine, no, a quei settori giovanili, che magari il gol sbagliato da cambiargli, magari, no, che effettivamente, come dici tu, non è stata un'occasione clamorosa, vale quanto un fuorigioco non visto per tanto così. Cioè, comunque sono errori, come dici tu, ha sbagliato magari l'assistente, c'era forse un rigore su Giuliano, però vale tanto quanto un gol sbagliato, perché come sbagliano le giocatrici, a volte sbagliano gli arbitri, fa parte veramente tutto del gioco, siccome non credo mai che ci sia voglia di sbagliare un gol, non credo neanche che ci sia voglia di penalizzare o meno una squadra, e sono d'accordo con Flavio, è vero, certi episodi fanno la differenza. Io penso però che la Roma abbia dimostrato una cosa, Katia, che quando vinci, non giocando bene, quando vinci con la fortuna, quando vinci le partite che secondo me l'Inter, se avesse pareggiato, non avrebbe rubato niente, no? Non so se sei Sì, d'accordo. sono d'accordo, sia per prestazione che per episodi, Esatto, quindi alla assolutamente. fine vuol dire che è veramente l'anno della Roma. Quando vinci le partite di misura, anche partite che non meriti di vincere, vuol dire che è il tuo anno. Sì, ma il tuo anno, perché io ho sempre detto una cosa, che per vincere un campionato ci vuole anche che la fortuna sia dalla tua parte, ma la fortuna dalla tua parte te la porti. Non è mai, mai casuale. Quando tu sei un po' baciato dalla fortuna, è perché comunque hai lavorato bene e te la sei guadagnata. La fortuna non bacia mai chi lavora male, mai. E se capita è l'eccezione dell'eccezione dell'eccezione. Per cui in questo senso sono d'accordissimo con te e banalmente, no? E oltretutto, per quanto alla fine è autogol di Bowen, no? Perché la deviazione Certo. è stata netta, però guarda caso la Roma con chi fa gol, con Trossard, che era entrata da poco, ne ha acquisto. Quindi il fatto stesso che anche chi è arrivato a gennaio, no? Ha cominciato a dare sostanza alla Roma, vuoi per dei gol, vuoi per delle prestazioni, vuoi perché si sono inserite velocemente, insomma, voglio dire, significa comunque che appunto c'è dietro anche tutto un lavoro a partire dalle scelte, no? Sulle giocatrici da impiegare e per rinforzare la rosa.
che significa che la Roma sta operando bene a 360 gradi, in campo e fuori, Sì, obiettivamente. sono d'accordo. Poi vi state scatenando sugli arbitri e abbiamo detto che da una parte non ci piace, nel senso che non vogliamo far diventare né questo spazio né in generale il calcio femminile come il calcio maschile, però possiamo aprire una parentesi sul fatto che gli arbitri devono essere ovviamente molto preparati. Tanti anni fa, Katia, quando giocavi tu, mandavano gli arbitri veramente delle categorie molto molto basse, e adesso si sta iniziando a mandare arbitri sempre di categorie più alte, no? Sì, beh, col professionismo oltretutto della Esattamente. Canci e Esatto. vai, vai, scusami, No, no, dovevi. no, dico, e poi soprattutto, ora non era un arbitro donna, quello di Interroma, però ha sbagliato oggettivamente, l'abbiamo detto l'altra volta, Maria Marotta a dare un rigore alla Roma per un fallo del Sassuolo un metro fuori area. Ricordiamoci che soprattutto gli arbitri donna hanno tutto l'interesse ad arbitrare bene, perché poi tramite proprio il femminile possono andare ad arbitrare in Europa, perché la FIFA e la UEFA ancora si servono solo di quotarne tutte al femminile, quindi non c'è mai cattiva fede. Ci può essere l'errore, però gli arbitri giustamente devono essere attenti, devono essere preparati. Su questo non ci sono dubbi. Credo anch'io che condizionino le partite, possono condizionare una partita, però come si dice sempre, alla fine di una stagione poi gli errori un po', dai, si Si compensano. bilancia. No, no, ma infatti poi adesso non voglio rimangare il passato, però c'è stato soprattutto un grande cambiamento sotto il profilo dell'approccio nei confronti nostri, perché è vero che come qualcuno ci dice in chat, ancora sembra che ti vengano a fare un favore. E ecco, io vi dico che una volta Non questo era avete idea di com'era esatto, prima. era mo molto più marcata questa situazione e soprattutto anche ci dicevano delle cose durante le partite decisamente da censura, ok? Quindi erano anche molto offensivi nei nostri confronti. Pertanto, questo lo dico semplicemente per spiegare come c'è un'evoluzione, fortunatamente, ed è chiaro che bisogna pretendere che l'evoluzione sia ancora più alta. Però, come qualcuno diceva prima in Premier in Inghilterra non ci possiamo paragonare perché comunque gli investimenti a carattere generale di tutto il sistema legato al calcio delle donne è molto più avanzato rispetto al nostro, e quindi è chiaro che dove c'è investimento maggiore è chiaro che la qualità che poi arriva da tutti, allenatori, giocatrici, tifosi, arbitri, eccetera, è maggiore. Quindi in questo senso io credo che in passato è stato veramente un grosso problema quello arbitrale, ma veramente molto, molto grande. Sì, è vero, quest'anno abbiamo assistito a qualche episodio obiettivamente sbagliato in termini di decisioni, e parlo a 360 gradi, non mi riferisco solo alla partita ultima, però in generale penso che ci siano più altri limiti in questo momento che quello arbitrale. Non so se sei d'accordo, Sì, Martina. no, penso anch'io. Poi veramente questo non toglie al campionato che sta facendo la Roma, alla partita, perché come dicevamo, prima negli anni passati dicevamo sempre che la Juventus era la squadra cinica, no? Era una squadra che a volte vinceva di misura. E negli ultimi anni la Roma è diventata una squadra matura, è diventata una squadra che vince le partite difficili, vince che su quel campo dove aveva perso ha dimostrato che era stato un po' un errore di... Così, un errore nel percorso, e la Roma si sta avvicinando veramente tanto verso il Sì, perché secondo poi scudetto appunto, consecutivo. come dicevi, no? Con quel pizzico di fortuna, perché sul gol di Kumagai, voglio dire, c'è il braccio largo di Cambiaghi, no? Certo. Che è stata sfortunata, no? Che la palla gli era rimbalzato lì, però metti che Kumagai non segnasse, quello è rigore, Certo. perché da regolamento ti danno rigore. È vero che tu non l'hai fatta apposta, però aveva il braccio larghissimo e quindi volume aumentato e dopo ti fischiava il rigore, no? Quindi per dire che sicuramente appunto qualche volta gli episodi arrivano proprio perché hai anche la maturità di tra virgolette andarteli a cercare. Io penso che per esempio su entrambe le reti segnate dalla Roma, se fossi in Guarino, sarei un po' arrabbiata per come non hanno difeso su quei due tiri dalla distanza, perché sia su Giuliano sia sulla Danese non puoi lasciar calciare dal limite. E beh, Giuliano proprio nessuno l'ha marcata, e su Trossard era in ritardo proprio Michela Cambiaghi, se non sbaglio, Sembra di sì. e quindi ci è andata un po' troppo leggera, no?